Chuck. Come siamo conosciuti? Scuola di Cimena. Tendenzialmente sì, abbiamo fatto la stessa scuola di cinema, ci siamo conosciuti lì. Ho avuto un po' la percezione che tu per i primi mesi credessi che io fossi un po' un idiota. No, no, invece no? Io ero quello che stimolava tutti a dire al progetto un grande, ero proprio l'unico. Sei te. Ero l'unico. Ero. Hai salvato la reputazione. Sì, 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 ero proprio dal primo momento. Grande a progetti, proprio. Allora, devo averla giudicata male. No, l'ha giudicata malissimo, guarda, ero proprio... proprio l'unico che credeva in te, poi mi hanno capito, però ci ho messo, era proprio quella fiducia così, senza senso. A me è una persona che c'è, che ha creduto in quello che potevo fare, cioè potevo stare. Il problema adesso la gente deve credere nel nostro progetto, però io ho creduto in te, anche gli altri possono farlo. L'idea è la tua, mi sembra ricordare, sì. Quindi prendi le tue responsabilità mi e spiega questa cosa. Mi assumo le mie responsabilità. Era così interessante, no? Fare una cosa relativamente diversa. Parli della guerra, però poi puoi parlare di tante altre cose. Che bello. E tu perché l'hai scritto? Scusa, abbi pazienza. E io ho scritto perché me l'hai detto te, certo. Tu mi hai promesso dei soldi che io poi non mi hai mai dato. Milioni, quindi io mi sono fiondato sul progetto perché tu mi hai detto, oh, qua ci sta i piccioli, che poi zero proprio. La gloria eterna vuoi mettere? Gloria eterna, soldi zero, però vabbè, no. Dai. Mi ha interessato più o meno da subito il fatto di poter lavorare a qualcosa con... quest'uomo con cui ci siamo abbastanza in sintonia da un po' di tempo, possiamo dire, quindi mi piaceva andare avanti a fare questa cosa che comunque non è una cosa che si vede tutti i giorni secondo noi. Non è che siamo proprio bravi a trovare i titoli, poi... I titoli mi sa proprio di no, devo dire. Non mi sei venuto incontro no. Questo... Abbiamo passato i certi un bel po', ma erano tutti abbastanza senza senso. Mm. 100 metri, due soldati, l'ultima corsa, il soldato Ferrini e poi insomma tanta roba. Tanta poi qual roba. Era quello orribile che quello che hai detto te a un certo punto? Ah, l'eterna distanza, raga, l'eterna distanza. Questa è tanta roba. Non ha alcun senso, mai questa, nella vita avrà senso come cosa. Questa è tanta roba, roba. La cosa proprio più assurda possibile. Alla fine siamo detti, Ferrini, semplice, corto, almeno non facciamo danni. Ferrini e s'abbracciamo, non so come esatto. Dire, no? È un cognome. È un cognome, che può dire tante cose. Perché no, insomma. Guardaci. Non vi diamo fiducia? Non volete dare i vostri soldi a noi? Dai. Diciamo che qualsiasi sia la professione, il settore, il contesto di riferimento, il futuro passa un po' da gente come noi. Ragazzi giovani che hanno un'ambizione, un sogno da raggiungere. La voglia, la fame per arrivare. E Ferrini è l'opportunità per raggiungere il vostro sogno, dare i soldi a noi. Esatto. È quello che volete da quando eravate piccoli, cioè, capito? Questo è il vostro obiettivo. Il problema è che non l'avete ancora capito, ma fidatevi che è la cosa giusta. Visitate il nostro sito su Facebook, su Instagram. Seguite la campagna Indiegogo e se potete dare i soldi. Insomma, grazie per averci ascoltato. Questa Roma, Perché devi farmela male? Non te la farò mai bene. Cioè, ci sto proprio da fare.